Allora, 11 anni fa, pezzo che il super pezzo del momento si intitolava Guarda caso Tomorrow e c'era una grande vedette, una grande star, una grande Amanda Lear. È rimasta grande. Sì, 11 ma anni. Non dirmi che sono già 11 anni. Sono 11 anni, si sembra ieri. Tu eri piccolissimo, mi ricordo che. Ma io ero bambina, ho 25 anni adesso, ti immagino. Infatti, ero proprio la ragazza prodigio. Tu eri arrivata col cestino dell'asilo, mi ricordo. Sì, con la merendina, sì, perché no, diceva io se non mangio alle 4 ho dei vuoti di stomaco. Sì. E io avevo scritto questa canzone e non mi aspettavo, devo dire, il successo in Italia. Pensa, è stato un successo in tutto il mondo. Da noi abbiamo, ci ha provato fortuna perché abbiamo iniziato questa trasmissione con Tomorrow. Esatto. E ora sono passati 11 anni, ma non in vano. Perché vedo che tu ti rinnovi e ti sei unita qui, vedo, a un gruppo. È meglio gruppo, Giovanni, va bene gruppo? Sì, noi siamo un gruppo. Io sono un gruppo. Sono i CCCP, perché CCP sembra un buon esempio. Troppo. Io pensavo di dirne una in meno, invece avete 4, ma basta, è chiaro il significato CCCP. È chiaro, chiaro, sì, vuol dire Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. I caratteri sono cirillici in realtà, sì. Per cui si dovrebbe leggere SSSR, però USSR. Si può dire come si vuole. È meglio CCCP, che a Reggio Emilia lo capiscono di più. Sì. Voi noi siete ci chiamiamo CCCP. Ah, meno male, una volta perché tanto. Non siamo cirillici. Ecco, io vedo CCP, fedeli alla linea con Amanda Lear. Ma chi è che è fedele? Siete fedeli insieme a lei o lei che non è più fedele o voi che avete perso un po' di fedeltà? Cos'è questo? No, più o meno ognuno è fedele alla propria vita, alla propria storia. Amanda Lear sicuramente, che per noi è un po' una fluida divinità del mondo moderno, lei è fedele alla sua immagine, alla sua storia. Anche noi siamo fedeli alla nostra immagine. E riuscite ad essere fedeli insieme, sì. Beh, questa è la simpatia. Per il momento siamo ci ha unito. Poi sai, io sono conosciuta per essere infedele. Appunto, questa c'è una contraddizione fra fedele alla linea con una infedele. Il mondo è pieno di contraddizioni, il mondo moderno. Noi ci siamo trovati molto bene insieme. Questo è bello, vedo là. Io... Purtroppo lei è non purtroppo, è Annarella, ma proprio per statuto non parla. No, lei perché non? Ma tu sai perché non rilascia interviste. Ma lei era benemerita superiore dei CCP, fa già un sacco di cose, non è assolutamente necessario che parli. Gli sembrerebbe un sovrappiù inutile. Ho capito, però si muove bene. Poi no, ma lei è presente all'interno dei CCP, negli spettacoli dei CCP in maniera clamorosa, quindi non è proprio necessario. A noi poveri esseri umani tocca invece parlare, spiegare le cose. Lei ecco, lui è il vostro fabbro, cioè vi cambia i ferri ogni tanto, vi mette a posto, vi sistema. No, sono un ballerino. Ah, tu sei un ballerino però con la lima, cosa? È pieno di strumenti, un po' di tortura. Per limare le unghie all'Amanda. Sì. No, ma Amanda però vedi, ha paura e si mette i guanti per non farsi limare. Perché quando tiro fuori le unghie sai che... Ecco, so che è un momento positivo per te, molto sì, positivo. Dopo un'assenza o un momento negativo, è vero, adesso è un momento molto positivo perché ci ho avuto il tempo di pensare, di ridimensionare delle cose. Ho trovato questo gruppo che mi piacciono perché sono giovani, non sembrano. Ma sono giovani, no? Hanno la tua età in pratica. No, sono molto di giovani, più giovani di me. E dunque quello che mi hanno offerto mi ha molto piaciuto perché mi piace prendere... non rischi ma avventure nuove, cioè prendere strade nuove. E questa per me è una cosa nuova. Io volevo, ti ho chiesto positivo perché so che stai scrivendo un libro sulla pensiero positivo, perché siamo pieni di pensieri negativi, di rivincita, di odio, di gelosia, di invidia, eccetera. Tutti questi pensieri negativi, buttarli. Dobbiamo riempirsi di pensieri positivi. Ecco, voi come giustificate il fatto di presentarvi con un brano di 11 anni fa, un tumore? Il CCP è una storia abbastanza lunga alle spalle. Noi esistiamo da 5-6 anni, viaggiamo e suoniamo per l'Italia, per l'Europa e abbiamo una linea musicale anche, che però devia a destra, a sinistra, in alto e in basso. Noi abbiamo fatto un 45 giri 2 anni fa dedicato al liscio, alla musica emiliano-romagnola, perché noi siamo a casa dei, esatto. Poi volevamo fare un 45 giri di omaggio alla disco music, alla disco music degli anni 70. E la disco music che ci piaceva, ad esempio, era quella fatta da Amanda Lear. Ci piaceva moltissimo Tomorrow, il suo personaggio. E ci siamo trovati ed è stato possibile che i CCP cantassero Amanda Lear e che Amanda Lear cantasse i CCP. Ed è una fortuna che sono ancora viva. Tutti insieme felicemente. Sì. Fare un omaggio postumo. Postumo. Postumo è una delle cose tipiche di Amanda Lear, però postumo è bello. Cioè ostuni, postumi. Questi numerini qui stanno a significare... È l'orologio. 10. Qui siamo al 9, 10, 11, un orologio, ne ho 12 così. Però adesso ti interessa soltanto dalle 10 alle 11. Però per oggi vi do dalle 10 alle 11, poi siamo avanti. Siamo un po' in anticipo, comunque lei ha un'ora legale personale.
Lei e lui è Massimo, vero? Sì, sì, Massimo. Massimo, dammi il microfono, perché Massimo penso che possa parlare. Tu hai qualcosa da dire a tuo favore? No, a mio favore non ho niente da dire. Per la tua difesa? E a favore dei tuoi compagni e amici? Non si difendono bene da soli. Vabbè, anche perché non sono stati accusati di nulla, no? Soltanto di essere fedeli. Per cui diamo sfogo, via libera a questa libertà, a questa linea, con Tomorrow. Vedi un po'. Ti ricordi il Tomorrow originale? Tomorrow, sì. Si riconosce, però ci ha guadagnato molto. So che tu hai una partecipazione. Tu hai una partecipazione, devo stringere, hai una partecipazione di poco, non è che in questa canzone. Ma io non c'entro, io l'ho scritta. Sei una presenza. Mi si intravede, insomma, è come omaggio, sono molto carini, però sono loro che hanno fatto tutto. Ora, CCCP, Reggio Emilia, Amanda Lear, Mondo. Super Classifica Show c'è Amanda Lear e i CCCP. You're the best.